Vi vorrei ricordare che il webinar è registrato, la registrazione è partita in questo momento, quindi le persone che non si sono potute collegare oggi potranno comunque vedere la registrazione di questo webinar. Vorrei anche ringraziarvi perché vi siete iscritti in tantissimi e abbiamo raggiunto la quota massima. Per la partecipazione da remoto, 500 persone, quindi abbiamo deciso di ripetere questo webinar per chi non sia riuscito a registrarsi e vi annuncio già ora, ma invieremo comunque a tutti un messaggio, che il prossimo webinar, che sarà nei contenuti pressoché identico a questo, sarà riproposto il 18 febbraio alle ore 15. A questo punto possiamo iniziare. Io mi presento, per chi non mi conoscesse, sono Emma Lazzari, lavoro per il CNR, l'Istituto di Scienze e Tecnologie dell'Informazione, con sede a Pisa, e con Elena e con la nostra collega Gina Pavone rappresentiamo il National Open Access Desk di OpenAir in Italia. Buongiorno. Ecco Elena. Dunque, ora poi Elena partirà con la presentazione. Vi vorrei ricordare che come National Open Access Desk siamo a disposizione per il supporto rispetto a tutte le tematiche dell'Open Science, soprattutto per quanto riguarda il collegamento con gli obblighi degli enti finanziatori, e siamo a vostra disposizione anche per il supporto per la prossima VQR. Un paio di informazioni tecniche: se avete qualsiasi tipo di domanda, potete utilizzare il tasto Q&A che trovate in basso nel vostro schermo. Attraverso questo tasto potrete scrivere una domanda, noi le leggeremo e risponderemo alla fine della presentazione. Comunque, se avete delle domande, le potete cominciare a postare anche durante la presentazione stessa. Siccome siamo tanti, non sappiamo se riusciremo a rispondere a tutto, vi annuncio comunque già da ora che solitamente nelle nostre serie di webinar raccogliamo comunque alla fine tutte le domande che sono state poste durante la sessione, e poi nella stessa pagina dove troverete le registrazioni e la presentazione di questo webinar inseriremo anche un file dove risponderemo per scritto a tutte le domande. Lascio ora la parola a Elena e ci sentiamo poi alla fine della presentazione. Grazie, grazie Emma, grazie della presentazione, grazie a voi perché vi siete iscritti così numerosi a questo webinar, perché invece di solito quando appunto ci occupiamo di, adesso se naturalmente lui partisse sarebbe una buona cosa. Eccoci. E, di solito noi ci troviamo in queste situazioni quando andiamo a fare i seminari per l'open access, cioè non c'è mai tempo di parlare di queste cose. Il motivo, immagino, per cui invece questo seminario ha destato così tanto interesse è questo, cioè il fatto che nel bando della prossima VQR c'è l'articolo 8 che parla di accesso aperto. Quindi lo scopo di questo seminario è un pochino più ampio solo rispetto, diciamo, alle modalità operative del bando. Perché se non si capisce qual è il valore dell'open access e dell'open science, perché non dimentichiamoci che l'open access è solo un tassello della open science, e non dimentichiamoci che in Italia stiamo ancora a parlare di open access, ma in realtà il discorso in Europa si è già abbondantemente spostato sulla open science. Se non ragioniamo sul motivo per cui serve l'open science e sul suo valore, tutto questo viene percepito solo come un ennesimo fardello amministrativo, che vi assicuro non è. Quello che possiamo fare ora in questo seminario e in questo momento è semplicemente aiutare a districarvi fra preprint, postprint, deposito, pubblicazione e a fornirvi strumenti utili per
per fare open access, perché in questo momento non sappiamo ancora quali saranno le norme operative per il conferimento dei prodotti, perché sapete che il documento da bando è previsto entro il 15 di aprile, quindi probabilmente potremo eventualmente, se vi interessa, fare anche un altro webinar dopo che saranno uscite le norme per il conferimento dei prodotti. Cosa vedremo oggi? Vedremo innanzitutto un po' di contesto, perché come vi dicevo all'inizio, se non si capisce da dove nasce l'esigenza di open access, viene veramente vissuto solo come un aggravio burocratico. Daremo un occhio a che cosa succede in Europa, perché come vi dicevo, oramai siamo passati dall'idea di open access, quindi ai testi, all'open science, che comprende tutto, i dati e tutto quanto. E qui vi vorrei ricordare un tweet di John Tennant, che è uno dei principali sostenitori dell'open science a livello internazionale. Teniamolo a mente, cioè il contrario di open science non è closed, ma è bad. Perché i principi dell'open science sono trasparenza, riproducibilità, rigore scientifico, quindi di fatto buona scienza. E poi infine vedremo come fare open access e quindi soprattutto la differenza fra deposito e pubblicazioni che ha generato panico il giorno successivo l'uscita del decreto ministeriale e del bando. Due o tre cose che non vi dirò, ma naturalmente invece ve le dico, soprattutto la prima è importante. La percezione dei nostri ricercatori oggi è che oggi sia tutto gratis. Non è così. Oggi la comunicazione scientifica, le riviste non sono gratis. Apparentemente sono gratis, perché quando cliccate sul PDF leggete l'articolo, lo è perché i vostri atenei pagano milioni di euro ogni anno in abbonamento. A livello globale la cifra è di 7,6 miliardi di abbonamenti che paghiamo agli editori, diviso per il numero di articoli pubblicati all'anno. In questo momento, cioè in regime di abbonamento, non in open access, ogni articolo ci costa fra i 3.800 e i 5.000 dollari. Di fatto per chiudere il contenuto, perché l'abbonamento chiude il contenuto per chi abbonamento non ha. In tutto questo, le riviste, il costo, il prezzo delle riviste è salito del 521% negli ultimi 20-25 anni e ciò che guadagnano gli editori, guadagno netto degli editori commerciali, sugli abbonamenti appunto delle riviste è il 38%. Tenete conto che Google guadagna intorno al 20%, quindi è un guadagno veramente enorme, soprattutto se si pensa che voi non venite retribuiti per il lavoro che fate, che è quello di pubblicare articoli. Abbiamo poi un problema con i tempi di pubblicazione, tempi medi di 9-18 mesi. Pensate all'esempio che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, il coronavirus. Ha senso la pubblicazione dopo 9-18 mesi? E qui c'è un altro tweet di Paola Masuzzo, ricercatrice italiana che lavora in Belgio, dice: ieri hanno pubblicato questo articolo dopo 2 anni e mezzo, sono felice per i miei colleghi perché varrà molto per la loro carriera, ma mi chiedo che cosa vale questo per la scienza. Abbiamo una crisi quasi completa della riproducibilità, in alcune discipline oltre il 50% degli esperimenti non sono più riproducibili. Abbiamo un crescente numero di ritrattazioni per dati falsificati, fabbricati, quello che si chiama data make-up, quindi dati un po' aggiustati, e vedete questa classifica, il primo ricercatore ne ha 183, 96, 58, quindi non sono casi sporadici, e questo è il vero problema, cioè la correlazione diretta fra il numero di ritrattazioni e l'impact factor della rivista, perché ovviamente se per i criteri di valutazione devo fare di tutto per pubblicare nelle riviste più prestigiose, faccio di tutto, incluso falsificare i dati. C'è questa ossessione per la valutazione, vedete questo report della Royal Society, non solo abbiamo fallito nel dare gli incentivi corretti, ma abbiamo dato incentivi perversi. E se avete voglia di leggere questo articolo, appunto, che parla dell'ossessione per l'impatto delle pubblicazioni scientifiche che ha generato frodi e condotte abusive. E noi in Italia, grazie proprio alla WQR, siamo diventati un caso di studio nazionale perché le autocitazioni, da quando esiste la WQR, sono cresciute del 179%. E c'è anche questa specie di bolla, per cui pare che appunto abbiamo
superato UK, Spagna, eccetera, per numero di pubblicazioni, ma appunto sembra proprio una bolla. Quindi questa è la situazione. Ovviamente in mezz'ora non possiamo soffermarci, questo fa parte dei nostri corsi, come vi diceva Emma, che durano però o un'intera mattina o un'intera giornata, quindi se siete interessati lo approfondiamo in un'altra sede. Vi citavo prima coronavirus. Gli scienziati in questa occasione stanno aprendo tutto. Vedete questo articolo? Stanno aprendo tutto, i dati, i risultati, tutto. Addirittura le riviste si sono impegnate a velocizzare la pubblicazione. Però riflettiamo, significa che di solito invece di aprire la conoscenza si creano barriere alla scienza nel sistema attuale. Questo è un altro articolo del Corriere, dice la scienza ha sempre bisogno di trasparenza. E poi non so se lo sapete, ma l'altro giorno degli archivisti, dei bibliotecari, hanno piratato più di 5.000 studi sul coronavirus, dicendo appunto che si tratta di un caso di emergenza, ma in questo tweet ci fa riflettere, non è un caso di emergenza, la salute, gli studi, soprattutto quelli sulla salute, non possono rimanere chiusi perché sono di interesse pubblico. Se tutto questo non fosse vero, non esisterebbe SciHub. Io immagino che se vi chiedessi di alzare la mano quanti di voi usano SciHub, la maggioranza risponderebbe di sì, perché come vedete in questa immagine gli scarichi mensili sono ovunque, quindi tutti usano SciHub. Ma questo tweet dell'ex rettore di Liegi, Bernard Rantier, dice il singolo fatto che condividere la conoscenza sia diventato illegale dovrebbe farci riflettere sul sistema attuale di comunicazione scientifica. È per questo che serve l'open science. Qui avete una bella definizione di open science. Come vi dicevo prima, open science è un concetto ombrello che comprende tutto, dalla concezione del vostro esperimento, del vostro studio, della vostra ricerca, l'analisi, la scrittura, la pubblicazione, la disseminazione, la valutazione, e comprende dati, software, protocolli. Volendo, come vedete in questo arcobaleno, si può rendere aperto tutto il percorso della ricerca. Quello però che è fondamentale è il cambiamento culturale, perché noi possiamo avere risultati aperti, un'infrastruttura aperta, ma se il fattore cultural change rimane zero, ovviamente il risultato rimane zero. Questo articolo, se avete tempo di leggerlo, ve lo consiglio perché è un'ottima sintesi di tutto quello che ha fatto la Commissione europea negli ultimi 6-7 anni per l'open science, ma il concetto fondamentale è questo, cioè l'open science è la scienza per il XXI secolo. Noi siamo rimasti un po' legati, diciamo, a paradigmi e a meccanismi di quando esistevano ancora solo le riviste di carta. E se avete 4 minuti, perché dura 4 minuti, questo video di un laboratorio di neuroscienze in Canada, loro si occupano di malattie neurodegenerative, mettono online i dati tutte le sere perché il loro scopo è trovare la cura prima. Quindi lo scopo è veramente quello di fare ricerca e non di pubblicare. Quindi è proprio un cambio di paradigma, per questo serve il cambiamento culturale. Come vi dicevo, diamo uno sguardo all'Europa. Il principio che stava sotto Horizon 2020, quindi l'ultimo programma quadro, quello in vigore tuttora, as open as possible, as close as necessary, quindi tutto di default deve essere aperto, deve rimanere chiuso solo in casi particolari, e qui non stiamo parlando solo di testi, ma anche appunto di dati, di protocolli, di qualsiasi elemento faccia parte della ricerca. Chi di voi è stato finanziato in Horizon 2020 sa che c'è un obbligo sia a depositare i testi, sia a depositare i dati. In questo link trovate una guidina su come fare, e naturalmente questo progetto Open Air che citava Emma all'inizio vi può supportare in tutte le pratiche legate a Horizon 2020. In Italia è praticamente sconosciuta, ma il 25 aprile 2018 sono state pubblicate le raccomandazioni della Commissione europea sull'accesso e la conservazione dell'informazione scientifica, che prevedono che ogni Stato membro si doti di una politica nazionale sulla scienza aperta e che ogni ateneo e centro di ricerca si doti di una politica sull'open access ai testi,
e sugli open FAIR data. Perché servono i FAIR data? FAIR significa findable, accessible, interoperable, reusable, perché saranno i blocchi costitutivi della European Open Science Cloud. Di nuovo in Italia la European Open Science Cloud è praticamente sconosciuta, in realtà è un enorme sforzo anche di finanziamento che la Commissione europea sta portando avanti da qualche anno. Sarà un ambiente virtuale in cui produttori di dati, quindi ricercatori, produttori di servizi e gli innovatori si incontreranno. È un ambiente virtuale, non è un cloud inteso in senso informatico. C'è stata il mese scorso all'incontro di Davos, al G7 di Davos, la Presidente della Commissione europea ha dato una spinta, diciamo, ha velocizzato, se fosse possibile, questo processo dicendo la realizzeremo entro fine anno. Diciamo che l'Italia è coinvolta a livello di infrastrutture di ricerca in tutto questo percorso, le università sono un pochino assenti. Questo concetto dei dati FAIR, Findable, Accessible, Interoperable, Reusable, deve diventare la norma. Gli stati, diciamo, Nord Europa si stanno già attrezzando per rendere i vostri dati FAIR, ma anche le pubblicazioni. Diventerà cruciale la figura del data steward, quindi di una figura di supporto al ricercatore che abbia competenza dei dati della materia, ma che abbia anche competenza su metadati, ontologie, repository, licenze, appunto per rendere i dati, per fare in modo che i dati vengano trovati e possibilmente riusati, non solo dagli uomini, ma anche dalle macchine, quindi anche intelligenza artificiale, tutto quello che volete. È un percorso che ci vede veramente un pochino in ritardo. L'open access si inserisce in tutto questo discorso. Quindi veniamo a noi, che cosa significa open access? Accesso aperto, immediato e libero da ogni restrizione ai risultati e ai dati della ricerca scientifica. Questa è la Berlin Declaration del 2003, che è un po' il manifesto che ha fondato questo movimento. Vedete la definizione, perché in Italia va ancora sottolineato questo concetto, è il diritto di accesso, la licenza di copiare, usare, distribuire, trasmettere, disporre del lavoro pubblicamente, for any responsible purpose, quindi per ogni fine lecito, subject to proper attribution of authorship, quindi l'unico vincolo è la corretta attribuzione di paternità intellettuale. Perché purtroppo appunto nelle discussioni con gli autori c'è ancora questa idea che l'open access sia il plagio, quindi metto i miei lavori liberi sul web e vengo copiato, che non è, è semplicemente una maggiore diffusione della conoscenza. Anche perché, non dimentichiamocelo, questi sono i pilastri dell'open access. La conoscenza è un bene comune, credo che tutti possiamo essere d'accordo. La comunicazione scientifica è una grande conversazione, quindi più è aperta, più è ricca, e soprattutto questo, i risultati delle ricerche finanziate con i fondi pubblici devono essere pubblicamente disponibili. Su questo si basa la richiesta che trovate nel decreto ministeriale e poi nel bando della VQR, perché la nostra ricerca è ricerca praticamente interamente finanziata con fondi pubblici. I vantaggi dell'open access sono chiaramente una circolazione più rapida e globale delle informazioni, abbiamo visto l'esempio del coronavirus, la scienza quindi progredisce in modo più efficace, i vostri lavori ottengono una maggiore visibilità e soprattutto la ricerca che facciamo all'interno delle università si apre al territorio. Pensate ai professionisti, le piccole e medie imprese, le start-up, tutti i nostri laureati nel momento in cui si laureano e escono dall'università, non hanno più accesso alle riviste scientifiche e quindi ai risultati della ricerca, perché non hanno più l'abbonamento. E non dimentichiamoci che risponde anche questa esigenza a una richiesta di trasparenza, ovviamente, sull'uso dei fondi pubblici destinati alla ricerca. Houston, abbiamo un problema, perché in Italia tuttora l'open access viene visto solo come le riviste, quindi solo come la pubblicazione su riviste open access, si paga sempre per pubblicare, questa è l'idea che circola, e naturalmente tutti gli editori open access sono i cosiddetti editori predatori. Ora, nessuno nega che gli editori predatori esistano, ma sono veramente una minoranza. Se volete sfatare
questi falsi miti intorno all'open access, vi consiglio questo articolo che è uscito a marzo dell'anno scorso, 10 miti sulla scienza aperta, compreso una parte appunto sugli editori predatori, sul fatto che possa esistere non solo la pubblicazione ma anche il deposito. È veramente un articolo che vale la pena di leggere e vale la pena anche di far conoscere ai vostri colleghi ricercatori. Perché come funziona l'open access? Internazionalmente ci sono due vie, sono state chiamate, non chiedetemi per quale motivo, green e gold, quindi verde e oro. La via verde, il deposito, è quello che in Italia è praticamente sconosciuto, ma è esattamente questo che richiede il bando della WQR. Cioè si deposita in un archivio open access la versione finale dell'articolo ovunque esso sia stato pubblicato nel rispetto delle norme di copyright dell'editore. Il deposito è fondamentale perché vi consente di fare open access nonostante le regole di valutazione. Quindi non si è perfettamente conformi con i criteri di valutazione, la WQR, la SN, ma si può fare open access perché si può depositare la versione consentita del vostro lavoro ed è fattibile subito, non vi costa nulla perché tutte le nostre università hanno un archivio istituzionale. È veramente uno strumento prezioso per diffondere la vostra ricerca. Ed è questo che chiede il bando WQR, lo ripeto per l'ennesima volta. Altra cosa invece è la pubblicazione, quindi si pubblica su una rivista open access, le trovate listate in questa directory of open access journals. Le riviste open access sono senza abbonamento, quindi vi garantiscono una visibilità molto superiore alle riviste in abbonamento. Il 26% delle riviste open access chiede di pagare le spese di pubblicazione, le famose APC, Article Processing Charges, quindi il 26%, che è un po' diverso dal 100%. Torniamo un attimo sul deposito. Vorrei insistere su questo. Il deposito, quindi il deposito del lavoro che avete pubblicato sulla vostra rivista di riferimento, sulla rivista col più alto impact factor. Perché è importante? Perché l'autore non cambia le sue abitudini editoriali. Potete diventare vecchi continuando a pubblicare sulla rivista di riferimento, continuando a pubblicare la vostra migliore ricerca. I vantaggi del deposito è che è fattibile subito. Scusatemi, è fattibile subito e non vi costa mai assolutamente nulla, è a costo zero. Continuate a pubblicare sulle riviste di riferimento, ma rendete disponibile il vostro lavoro in open access. E questo è quello che chiede il decreto ministeriale e il bando WQR. Per cui quando io ho visto sul gruppo Facebook di Roars le reazioni immediate che dicevano come non potremo portare in WQR la nostra ricerca migliore perché non è pubblicata su una rivista open access, non è vero. Potete assolutamente portare in WQR la vostra ricerca migliore ovunque l'abbiate pubblicata. Perché? Purché siate conformi alle regole di copyright del vostro editore, la dovete depositare, non dovete pubblicarla, anche perché sarebbe assurdo. Il bando WQR è un bando che esce a posteriori, esce alla fine del quinquennio, quindi non possono chiedervi alla fine di pubblicare in open access. Va depositato negli archivi, il vostro lavoro va depositato negli archivi. Un archivio open access, perché un archivio e non per esempio ResearchGate? Perché l'archivio assegna intanto un identificativo univoco, quindi con un identificativo univoco siete già in parte conformi alla F dell'acronimo FAIR perché diventate findable. In più assicura conservazione nel lungo periodo ed espone i metadati, quindi sapete anche voi che avete il passaggio, per esempio, verso Login Muir e anche su Google Scholar, su qualsiasi tipo di motore di ricerca accademico. Se volete sapere quanti sono, se volete cercare un archivio aperto, perché non esistono solo quelli istituzionali, ma anche quelli disciplinari, per esempio archive per i fisici, avete questo strumento che si chiama DOAR.
quindi Directory Open Access Repository. Se non avete un archivio, quindi se, non fa, se fate parte di un ente che non ha un archivio istituzionale o se non avete un archivio disciplinare, potete usare Zenodo. Zenodo è l'archivio del CERN e del progetto OpenAIR, è aperto a tutti, può contenere ogni tipo di materiale e ogni volta che voi inserite un file, un documento, vi assegna un DOI. Le slide di questo seminario saranno su Zenodo. Perché vi dicevo non ResearchGate o Academia.edu? Perché sono proprio due specie diverse. Academia.edu e ResearchGate sono due imprese commerciali. Non c'è niente di male, ovviamente, in sé. Il problema qual è? Che se sono profitable, domani possono essere comprate, come per esempio Mendeley è stata comprata da Elsevier, quindi che garanzia avete del fatto che il vostro contenuto sia sempre aperto nel momento in cui viene acquistato da uno dei grandi editori commerciali? Se invece non sono profitable, possono chiudere domani, quindi che cosa succede a tutto il contenuto che avete messo dentro lì? Vanno benissimo come social network, ma non prendeteli come archivi open access, anche perché hanno violato sistematicamente il copyright, per cui gli editori hanno fatto causa e infatti, se vi siete accorti, hanno dovuto chiudere tutti i PDF che violavano il copyright. Perché dove si capisce qual è la versione che è consentita per il deposito? In questa banca dati che si chiama Sherpa Romeo. Avete il link qui nelle slide, l'82% degli editori internazionali lo consente. Per quel 18% restante non resta altro che poter mettere solo i metadati, ma se l'archivio è fatto bene ci dovrebbe essere un tasto che dice chiedi all'autore, quindi il PDF vi viene richiesto direttamente, voi non lo depositate online, quindi non violate il copyright e siete perfettamente a posto con le regole imposte dagli editori. Ci sono alcuni limiti, ovviamente, di solito la versione consentita è il post-print, lo vediamo fra un attimo, e può essere chiesto un embargo, anche questo lo vediamo fra un attimo. Quello su cui vorrei soffermarmi è: leggete bene, per favore, le istruzioni di Sherpa Romeo, perché questo segno di spunta grigio tratteggiato non significa che non è possibile, significa che è possibile il deposito del post-print, semplicemente ci sono delle restrizioni. Quando non è possibile c'è questa croce, quindi per esempio in questo caso il PDF editoriale non è permesso. Tutto questo è vero se non avete firmato il Copyright Transfer Agreement, perché sennò i diritti restano a voi, e se avete bisogno di istruzioni su come leggere e come trovare le politiche di copyright c'è anche questa pagina sul sito OA Italia. Vi dico solo che tutte le restrizioni su dove, come, quando e perché sono imposte dagli editori cui avete ceduto il copyright, cioè non sono un capriccio del gestore del vostro archivio open, quindi dipendono dagli editori che vi dicono che per esempio potete metterlo in un archivio disciplinare ma non istituzionale, che devono passare 18 mesi prima che l'articolo diventi visibile, sono imposte dagli editori. Per gli editori italiani c'è questa banca dati delle politiche di copyright che presto dovrebbe diventare, adesso l'avevamo sul sito dell'Università di Torino, ma dovrebbe diventare presto un progetto nazionale. Qualche definizione perché è importante, questo è l'articolo 8 del bando dove vi dice che dovete pubblicare almeno una di queste versioni, quindi partiamo dalla C, partiamo dal basso, la versione inviata alla rivista per la pubblicazione è quella che in Sherpa viene definita preprint, quindi la bozza che voi inviate in submission e quindi non contiene i commenti dei revisori. La versione manoscritta accettata per la pubblicazione, Author's Accepted Manuscript, è quello che in Sherpa Romeo viene definito post-print, quindi la versione finale che contiene tutti i commenti dei revisori, semplicemente non ha la veste grafica ed editoriale del PDF pubblicato. La versione finale pubblicata, Version of Record, è esattamente il PDF editoriale, quindi quello che effettivamente è comparso nella rivista. Questo era per darvi un raffronto fra l'indicazione che trovate in Sherpa Romeo e la dicitura che trovate invece nel bando della WQR. Nel bando della WQR si fa anche riferimento all'embargo. L'embargo è un periodo in cui l'articolo, pur depositato, non risulta visibile,
Il sistema, se per esempio usate Iris, lo sblocca automaticamente, quindi voi dovete solo impostare la data di fine embargo e poi il sistema lo sblocca alla data prevista, e l'embargo viene calcolato dall'uscita del fascicolo online. Quindi se il vostro lavoro è stato pubblicato nel 2015 e sono previsti 12 mesi di embargo, l'embargo è spirato alla fine del 2016. Non si calcola da quando voi depositate il lavoro. Quindi di fatto anche questo embargo che aveva tanto spaventato nel bando della WQR, perché si diceva come non potrò mettere i miei lavori perché sono tutti sotto embargo, in realtà è riferito solo ai lavori dell'ultimo, solo forse, perché non tutti mettono l'embargo, ai lavori dell'ultimo anno, quindi del 2019. Per intenderci, questo è lo stesso articolo, versione post-print a sinistra, versione PDF editoriale a destra, il contenuto è esattamente lo stesso. Chi deposita, tenete presente, che abilita dei servizi, quindi non è uno sforzo inutile, non è uno sforzo solo burocratico. Per esempio potete attivare Unpaywall. Unpaywall è un'estensione dei browser ed è lo sign-up legale. Quindi Unpaywall, nel momento in cui voi trovate un articolo cui non avete accesso perché non avete l'abbonamento, vi va a cercare se in qualche repository c'è il post-print depositato dall'autore. Noi abbiamo attivato il link out da PubMed, quindi per tutti i ricercatori di area medica, se un lettore non ha l'abbonamento può scaricare il post-print direttamente dal nostro Iris e abbiamo una media di 7.000 download al mese. Attenzione rispetto al bando della WQR, rileggiamo l'articolo 8,4, perché nella formulazione che c'è qui, vedete che vi chiede i prodotti di cui al comma 1 lettera A, bla bla, che vedremo dopo, devono essere resi disponibili in almeno una delle seguenti modalità, quindi o la pubblicazione, quindi gold, ma ovviamente questo si riferisce al fatto, come dire, è un fatto acquisito. Se avete pubblicato originariamente in una rivista open access o con un'opzione gold open access, non lo potete fare a posteriori. Viceversa, il deposito, quindi archivio di Ateneo d'accesso aperto, archivio disciplinare, lo potete fare anche adesso per tutti gli articoli che avete pubblicato dal 2016 al 2019, perché appunto l'82% degli editori ve lo consente. Questa dicitura in almeno una e in almeno una delle seguenti versioni sembrerebbe voler dire che voi potete mettere, cioè sembrerebbe a vostra scelta. In realtà, come abbiamo visto nella slide precedente, la versione e la sede non è a vostra discrezione, ma dipende dalla politica dell'editore che trovate in Sherpa Romeo. Quindi ci possono essere, come vi dicevo, anche restrizioni sul tipo di archivio, per esempio disciplinare sì, istituzionale no, vanno lette con attenzione. Gli archivi open access sono sempre da preferire, che sia Iris, che sia Archive, che sia Zenodo, proprio perché assegnano un identificativo univoco e persistente. Un'altra delle richieste del bando è l'indicazione della URL, ma la URL non è stabile, mentre se voi inserite e depositate il vostro lavoro in un archivio open access, ottenete un identificativo univoco che poi sarà da indicare nella scheda del prodotto. Il riferimento normativo che trovate nel bando WQR è la legge 112 del 2013, in corso di revisione, perché in questo momento c'è una proposta di legge dell'onorevole Gallo che la vuole modificare. Perché la vuole modificare? Perché la legge 112 non tocca il diritto d'autore. Viene richiamata appunto più del 50%, meno del 50% anche nell'articolo, nel famoso articolo 8 del bando. In realtà, se voi avete ceduto il vostro diritto, come nel 99% dei casi, a un editore commerciale, il diritto adesso è dell'editore commerciale, quindi questa legge che non tocca il diritto d'autore di fatto è inapplicabile. In più, a me fa abbastanza ridere questo 50%, più del 50%, il bilancino più o meno. Il vostro stipendio è sempre pagato con i fondi pubblici se siete in un'università pubblica, quindi di fatto si ricade tutti nel comma 1 lettera A.
Un'ultima cosa sulle riviste, quindi se avete, quindi tutto quello che abbiamo detto finora si riferisce al deposito, che potete fare, ve lo ripeto ancora una volta, ovunque abbiate pubblicato, purché siate in accordo con le regole di copyright del vostro editore. Quindi nell'82% dei casi lo potete fare. Se invece avete pubblicato fra il 2016 e il 2019 su una rivista open access, siete già conformi, potete mettere il PDF editoriale e basta indicare il DOI. E la stessa cosa se avete pubblicato anche su una rivista in abbonamento con un'opzione open, che di solito è da rifiutare perché genera un doppio pagamento, ma se lo avete fatto per esempio per Horizon 2020 siete comunque a posto. Quindi se avete pubblicato su una rivista open access non avete nessun problema. Vi do anche questa informazione perché è una riflessione per evitare appunto tutti quei falsi miti di cui si diceva all'inizio. Distinguete sempre fra gli editori open access puri, tipo PLOS, Biomed Central, perché loro non hanno altra forma di sostegno che le eventuali APC, Article Processing Charges, che chiedono nel 26% dei casi. Ci sono poi gli editori ibridi, cioè gli editori tradizionali come Elsevier, Wiley, Springer, Nature, tutti quelli che volete, che pur avendo la rivista in abbonamento, offrono un'opzione open per il singolo articolo. Quindi di fatto si paga due volte, perché si paga l'abbonamento e si paga il singolo articolo che diventa ad accesso aperto. La differenza anche fra l'abbonamento e l'APC va spiegata perché ho sentito più di una volta, appunto girando un po' l'Italia a fare questi seminari, io mi rifiuto di pagare per pubblicare. Allora, ricordate quello che abbiamo detto all'inizio, già in questo momento con gli abbonamenti ogni articolo ci costa dai 3.800 ai 5.000 euro. In più, gli abbonamenti vengono pagati ogni anno, crescono ogni anno del 2-3-4%. Tutti gli atenei pagano per la stessa rivista, perché se l'Università di Torino paga l'abbonamento a Nature, non è che lo vede anche l'Università di Milano. L'Università di Milano a sua volta deve pagare l'abbonamento a Nature. E di fatto chiudono il contenuto per tutti quelli che non hanno abbonamento, compresi professionisti, start-up, piccole e medie imprese. Al contrario, le APC in open access vengono pagate una volta per tutte, solo dall'ente dell'autore e aprono il contenuto per tutti. Quindi questa è una differenza fondamentale. Abbiamo terminato, vi diciamo ancora come può aiutarvi questo progetto Open Air, di cui qui vedete alcuni dati e vedete noi tre, siamo le tre National Open Access Desk, appunto io, Emma Lazzeri e Gina Pavone. Open Air è questa infrastruttura europea per l'open access finanziata dalla Commissione che raccoglie tutti i risultati della ricerca depositati in archivi. Quindi, come vi dicevo prima, se voi depositate in IRIS, poi il vostro contenuto, i vostri metadati vengono esposti. Recentemente hanno creato un grafo che collega pubblicazioni, istituzioni, progetti, dati, quindi date un'occhiata e soprattutto è uno strumento per monitorare la conformità alle politiche degli enti finanziatori, inclusa appunto la Commissione europea e Horizon 2020. Quello che noi possiamo fare per voi sono corsi di formazione, di informazione, tipo questo webinar, corsi più approfonditi nelle vostre istituzioni. Possiamo darvi ogni supporto sulle vostre politiche, se volete intraprendere questa via della policy di istituzione, quindi del vostro Ateneo, possiamo offrirvi anche supporto su queste regole della WQR e sul DMP. DMP è una sigla, significa Data Management Plan, diventerà lo strumento per la gestione dei dati FAIR. Quindi anche su questo possiamo darvi tutto il supporto possibile. Come vi dicevo all'inizio, sia le slide sia la registrazione di questo webinar sono a vostra disposizione su Zenodo e sul sito di Open Air. Avete qui i due link e con questo vi ringrazio e chiamateci, le nostre mail sono qui. Questa è la mail appunto del National Open Access Desk. Queste sono le nostre due mail private. Grazie ancora. Grazie Elena. Dunque, stanno già arrivando diverse domande.
Ad alcune abbiamo già risposto nel corso poi della presentazione, hanno anticipato poi le tematiche che sono state trattate. Possiamo comunque rispondere nuovamente per ribadire concetti. Allora, intanto ci fanno notare che la ricerca non è solo finanziata da fondi pubblici, questo è vero, c'è una parte di ricerca che viene finanziata dai fondi privati. Chiaramente i principi che stanno alla base dell'open science partono proprio dal principio cardine che è la ricerca che viene finanziata grazie ai fondi pubblici, quindi che derivano dalle tasse dei cittadini, che deve essere messa a disposizione della comunità. Quindi l'open science, diciamo, si concentra sui finanziamenti pubblici. Chiaramente è in realtà uno stile di condurre la ricerca, un modo di fare ricerca fatta bene, nel modo corretto, e quindi può essere utilizzata anche rispetto alle ricerche che vengono finanziate dai fondi privati, chiaramente controllando prima di rispettare tutte gli accordi che sono stati fatti prima con l'ente finanziatore. Ci chiedono poi se alla fine viene distribuita la copia della presentazione. Sì, la presentazione sarà disponibile insieme alla registrazione di questo webinar e insieme a tutti i documenti. I link con gli articoli co suggeriti sono insieme alla presentazione. La trovate sul sito di Open Air. Manderemo poi una mail a tutti quelli che si sono registrati per informarvi quando la registrazione e il materiale sarà possibile. La registrazione in realtà, ecco, grazie Elena, è già disponibile su Zenodo, quindi se cercate il titolo della presentazione oppure guardate all'interno della community Open Science in Italy, trovate già la presentazione di Elena. Deposito Green, Research Gate, va bene? No, non va bene Research Gate, perché Research Gate non è un repository open access, ma è un social media, quindi consente sì di caricare gli articoli, ma come avete visto dalla presentazione che è stata fatta, ResearchGate non ha garanzie rispetto, per esempio, alla sostenibilità e alla conservazione dei contenuti che caricate, ed è stato anche poi al centro di alcune vicende rispetto al copyright che non era stato rispettato, condividendo le copie editoriali degli articoli sul social. Quindi no, non è il posto giusto dove mettere e depositare i vostri articoli e i vostri dati. Posso Le riviste? aggiungere, Emma, Sì, posso certo. aggiungere una cosa? Sì. Un altro motivo per cui ResearchGate, in particolare per la WQR, non va bene, perché da ResearchGate non esce nulla. Quindi mentre gli Esatto. archivi Iris sono interfacciati già con login MIUR, da ResearchGate è impossibile estrarre anche in automatico qualsiasi tipo di dato. Quindi sarebbe uno spreco, come dire, uno sforzo inutile, oltre al fatto che non vi dà un identificativo, che non, quindi assolutamente no. ResearchGate va bene per fare social network, ma non va bene come archivio open access. Esatto. Ad esempio, ecco, mi posso riallacciare a quanto ha detto Elena, ResearchGate non è una sorgente di dati per OpenAI, quindi se avete un grant dell'H2020, utilizzare ResearchGate, come è poi esplicitato nelle guide della Commissione, non è il modo corretto per rispettare gli accordi firmati con la Commissione europea. Riguardo al deposito green, anche qui Elena ha spiegato quali sono le versioni, si parla di preprint, postprint e versione editoriale. Trovate tutte le informazioni su Sherpa Romeo. La domanda specifica è: non ci sono potenziali conflitti relativi al copyright di grafici e figure? No, non ci sono. Io sono stata ieri a un convegno a Genova, dove questa domanda, ora non so chi l'ha posta, da quale disciplina di riferimento si riferisse, ma ci sono, insomma, il copyright, se è stato pubblicato, non viene
non è in conflitto con la pubblicazione di grafici e figure che sono già comprese nel copyright che firmate con l'editore. Quindi se vi hanno consentito la pubblicazione, poi depositare secondo le regole stabilite dal copyright è sempre corretto. Ci fanno notare che hanno verificato Elena sul sito di Unito, sulla pagina degli editori, e che nessuno degli editori del campo sì, ho visto giuridico... Molti editori italiani non hanno risposto al nostro questionario. In questo caso, per esempio, all'Università di Torino, ma è esattamente la stessa cosa che viene prevista nel bando della VQR, quindi ricadete nel... punto, diciamo il comma 1.c, potete mettere solo i metadati, perché a fronte di un diniego, quindi nel 18% dei casi, così si risponde anche alla risposta alla domanda precedente, le riviste danno sempre il permesso, no, abbiamo detto nell'82% dei casi, nel 18% dei casi in cui l'editore non dà un permesso, oppure non ha nemmeno risposto, quindi non si è nemmeno degnato di rispondere quale sia la sua versione consentita, c'è una deroga, quindi ovviamente non si può violare il copyright, si possono mettere solo i metadati. Però se leggete attentamente il bando VQR, questo è previsto. Cioè viene detto nei casi in cui non c'è accordo con l'editore sono sufficienti i metadati, perché non si può fare altro. Per metadati intendiamo autore, titolo, mi raccomando mettete le keyword, quindi mettete delle parole chiave, perché il vostro lavoro circola comunque. Quindi se poi qualche ricercatore è interessato, ve lo chiede. Quindi mettete delle keyword e mettete un buon abstract. Un abstract fatto bene, in molti casi sostituisce, come dire, nel senso che dà tutte le informazioni utili a un lettore per capire se il lavoro interessa davvero, quindi ve lo deve chiedere, deve procurarselo in qualche modo in biblioteca oppure no. Quindi mi raccomando, keywords e abstract per quel 18% o per gli editori che non hanno risposto. Allora, ci chiedono poi, questa è una domanda che mi sta particolarmente a cuore perché presumo venga da un collega, il CNR ha un repository istituzionale, la risposta è attualmente no, però esiste un working group all'interno del CNR sull'open access, del quale noi come ISTI facciamo parte, e questo working group sta lavorando alla realizzazione di un archivio che consenta di ottemperare agli aspetti relativi all'open access della VQR. Quindi prima che parta la VQR ci sarà questo archivio. Puma è un archivio che è stato utilizzato da anni al CNR, purtroppo non è più non viene più aggiornato e non è considerato l'archivio ufficiale del CNR. Abbiamo People, come sapete, che però è un archivio chiuso e appunto questo gruppo di lavoro sta sviluppando una tecnologia che consenta di aprire i contenuti di People. Ok, ci chiedono dei chiarimenti rispetto all'articolo 8.1, Elena. Sì, è appunto, perché man mano che scorrono le domande non riesco a fissarne una. Allora, è quello che si diceva all'inizio. Assolutamente sì, lo posso presentare. Cioè la domanda è, l'articolo 8.1, il comma 1, dice che, appunto facendo riferimento alla legge 112 del 2013, si dice che i lavori devono essere resi open access entro 18 mesi dalla prima pubblicazione. Quindi sono i 18 mesi dalla prima pubblicazione. Se l'articolo è stato pubblicato nel 2016, 18 mesi fosse gennaio 2016 o fosse dicembre 2016, significa un anno e mezzo dopo dicembre 2016. Quindi io lo posso depositare oggi, non c'è più nessun tipo di embargo perché i 18 mesi sono assolutamente terminati. Quindi lo posso assolutamente presentare per la VQR. Il problema qual è? Che la legge italiana dice 18 mesi. Se voi però avete firmato un contratto di cessione con l'editore, i mesi li decide l'editore, non li decide la legge italiana.
Quindi in ogni caso, appunto, il massimo di mesi di solito è 12 nell'area delle scienze, chiamiamole dure, esatte, chiamiamole come volete, a volte sono 18 mesi per le scienze umane e sociali, ma in ogni caso, anche se ci fossero dei mesi di embargo, potete presentarlo per la WQR, perché come vi dicevo, lo inserite in IRIS, mettete data fine embargo, poniamo giugno 2020, il primo di luglio 2020 il sistema lo sblocca. Questo forse andava chiarito anche nelle slide. Un prodotto sotto embargo è comunque un prodotto open access, quindi è comunque un prodotto conforme alle richieste del, diciamo, sia degli editori sia della WQR. Questa legge ha creato una serie infinita di commenti, contestazioni, eccetera, eccetera, proprio perché non è chiara. In ogni caso, 18 mesi dalla prima pubblicazione, è evidente. Quindi se l'articolo è del 2016, lo depositi e lo può assolutamente presentare per la WQR. Tutti gli articoli sotto embargo possono essere presentati per la WQR, anche quelli del 2019. Molto bene, si è parlato di riviste ma non di monografie che per gli studi umanistici sono importanti, molti editori sulle monografie non concedono niente e quindi come si fa? Elena, vuoi rispondere tu? Sì, sì, è come abbiamo detto prima, cioè c'è la deroga, non si può fare nulla, ma se leggete appunto l'articolo 1, comma C, viene detto che per le monografie i metadati, quindi se non potete mettete almeno i metadati e ve lo ripeto, buone keywords, quindi buone parole chiavi e buone abstract, perché questo consente una buona visibilità al vostro lavoro. Ok, molto bene. Ci chiedono nel caso in cui... Scusate, ma faccio fatica a leggere le domande perché ne state scrivendo tantissime, questo è un bene. Vi ripeto comunque ecco, che risponderemo poi per scritto a tutte le domande, magari le raggruppiamo per domande simili e vi forniremo poi il PDF, le risposte insieme al materiale di questo corso. Nel caso in cui l'autore non firmi alcun contratto con l'editore, quali diritti mantiene e quali cede? Tutti. Allora, se non avete firmato un contratto con l'editore, i diritti restano a voi. Si chiama diritto d'autore, non diritto dell'editore. Quindi, se non avete firmato nessun contratto con l'editore, i diritti sono vostri, potete fare assolutamente quello che volete con il vostro lavoro. Qui vi rimanderei però alle FAQ che trovate su Iris Unito, vi metterò il link nella risposta, perché in realtà per le monografie, e questo in parte risponde anche alla domanda successiva, in realtà per le monografie in Italia c'è anche questa pessima abitudine di non firmare nessun contratto, ma di fatto il nostro consulente legale ci ha detto che il visto si stampi è un contratto informale, quindi per la monografia voi di fatto i diritti li avete ceduti tutti all'editore. E rispondendo anche alla domanda successiva, no, non vale anche per le monografie. Sherpa Romeo, la banca dati che abbiamo citato prima, è espressamente solo per le riviste, invece la nostra banca dati, quindi quella di Unito, che diventerà poi una banca dati nazionale, perché comunque noi abbiamo interpellato tutti gli editori italiani maggiori, è distinta invece per monografie, capitoli di libro e articoli su rivista. Perché ovviamente l'editore potrebbe concedere, per esempio, il permesso per gli articoli, ma non per le monografie. Quindi spero che questo sia più chiaro. Vi metterò però appunto il link a queste FAQ sul copyright, perché probabilmente trovate anche delle informazioni ulteriori rispetto a quello che vi ho detto adesso. Elena, abbiamo forse tempo per rispondere ad un'altra domanda live, però poi dobbiamo lasciare la piattaforma. Scorro a quella successiva.
C'è una domanda rispetto di nuovo a cosa significa il 50% dei fondi pubblici. Elena aveva già risposto durante la presentazione. Il vostro stipendio è già pagato con i fondi pubblici, quindi diciamo che questa dicitura è un po' criptica, ma nella realtà tutti gli articoli sono già finanziati per il 50% dai fondi pubblici. Dopodiché vorrei sapere se la validazione dei prodotti nella banca dati Iris è davvero necessaria o rallenta l'immediata fruizione dei risultati della ricerca per la VQR ma anche per l'Open Science. Dunque qui c'è da fare un po' un distinguo perché non tutti gli Iris hanno una validazione dei prodotti, dipende molto da come funziona nel vostro Ateneo. Alcuni Atenei hanno una procedura di validazione molto rapida, nel senso che c'è proprio esiste un team che valida tutti i record che vengono inseriti molto velocemente, per altri purtroppo la questione va un po' per le lunghe. Su questo purtroppo concordo con chi ha posto la domanda, rallenta l'immediata fruizione dei risultati della ricerca se non è gestita in modo sistematico, però dipende appunto da Ateneo ad Ateneo. Vorrei capire se questo articolo che viene pubblicato su IEEE come early print, come deve essere considerato un post-print o la versione editoriale. Dunque, questa forse era una domanda che aveva un link precedente, qui dovremmo un attimo studiare meglio, direi che possiamo rispondere poi per scritto nei prossimi giorni, mi sembra una cosa molto specifica. Leggo un'ultima domanda su quando si caricano i paper per l'ASN, se l'editore permette solo il post-print, non si caricano le versioni editoriali o dato che i paper sono visti solo da commissari si può caricare la versione editoriale? Elena, vuoi rispondere? Questo dipende dal tipo di accesso che date voi, cioè mi raccomando, non sbagliatevi. Il PDF editoriale, soprattutto in Iris, è sempre consentito metterlo purché sia ad accesso riservato. Quindi poi, diciamo, in Iris, idealmente, ogni Iris, quindi gli archivi istituzionali, ogni prodotto della ricerca dovrebbe avere due file allegati. Il PDF editoriale ad accesso riservato, perché quello è ad accesso riservato, quindi lo potete mettere sempre, e anzi vi consiglio perché è un modo per conservarlo. Avete sotto nella vostra pagina, avete tutta la vostra produzione. E poi potete mettere, se rientrate in quell'82% di editori di riviste o in quegli editori italiani, diciamo, di monografie, di capitoli che hanno dato il consenso, potete mettere anche la versione consentita ad accesso aperto. E in Iris è possibile allegare una serie infinita di file con permessi differenti. Quindi mettete il PDF editoriale ad accesso riservato e la versione consentita per l'open access ad accesso aperto. Elena, l'ultima domanda e poi dobbiamo chiudere purtroppo, ma ci ritrovate, avete tutti i nostri contatti se avete bisogno di risposte specifiche. A volte su Sherpa Romeo si legge che si può caricare il preprint su Archive e che su Archive si può aggiornare con il post-print. Questo significa che posso farlo subito anche se la rivista impone normalmente l'embargo? Sì, questo però è relativo, mi raccomando, solo ad Archive, cioè è Sì, un'eccezione che è esatto. stata fatta solo per Archive. Archive e anche Repec a volte, che è Sì, un quindi diciamo per questi due archivi che sono quelli, Archive è nato nel 1991, i fisici lo usano quotidianamente, se non fosse consentito lì credo che ci sarebbe una rivolta. Quindi per questo su Archive gli editori sono un pochino più, chiamiamo, diciamoli, liberali. Questo anche sul fatto, scusa che sto scorrendo qui, che ho sul mio schermo, sembra che il deposito debba avvenire entro 18 mesi. Ripeto, questa è la legge italiana, ma se voi avete firmato il Copyright Transfer Agreement non conta assolutamente nulla. Durante l'embargo l'articolo non è visibile a nessuno, no. Se è previsto, pensabile, un riversamento tra Archive e Iris, in questo momento no.
Dunque, un'ultima cosa, perché mi sembra che questo sia insomma, una domanda un po' nascosta. Il copyright che firmate con l'editore è un contratto che voi fate con l'editore. Il contratto, per definizione, si può contrattare. Quindi, nel momento in cui voi firmate il contratto, la Commissione europea, se avete un grant H2020, ma potete utilizzare quel template anche nel caso in cui non lo abbiate, vi dà a disposizione un documento, una lettera che potete inviare all'editore prima di firmare il copyright, nella quale richiedete la modifica del copyright stesso proprio perché avete degli obblighi nei confronti dell'ente che sta finanziando la vostra ricerca. Quindi vi consiglio comunque, trovate tutte queste informazioni sulle guidelines anche sul sito di Open Air. Ricordatevi che non è che dovete firmare per forza quello che gli editori vi sottopongono, perché appunto è un contratto fra più parti e anche voi avete diritto di contrattare alcuni elementi. Io direi, Elena, che Sì, dobbiamo dobbiamo chiudere la chiudere. sessione. Io ringrazio veramente tutti, e per chi non è riuscito a collegarsi oggi o per chi non si era iscritto, i vostri colleghi, se sapete che qualcuno avrebbe voluto partecipare, vi ricordo che lo stesso webinar che abbiamo fatto oggi sarà riproposto il 18 febbraio alle 15 e forniremo tutte le indicazioni necessarie sia nelle liste che abbiamo utilizzato e sul sito di Open Air. Quindi alla pagina di Open Air, supporto e webinars troverete poi tutte le informazioni anche rispetto al prossimo webinar. E Io qui trovate ringrazio anche i tutti. nostri indirizzi, quindi Certo, grazie davvero quindi a tutti. grazie a tutti e buona giornata.